Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Assassin's Creed Origins per andare un pochino avanti rispetto a ciò che abbiamo visto ieri, vedere qualcosina in più e parlare di ciò che accadrà sul canale con questo gioco nei prossimi giorni. Per cui, prima di tutto, partiamo con le missioni, poi faremo tutti i discorsi del caso. Tanto sono contento che, insomma, la prima impressione sia stata buona un po' per tutti, nonostante le perplessità sollevate dal sottoscritto, insomma, già ieri, che sono state confermate da parecchi di voi. Insomma, oggi andremo un po' più a fondo per vedere cosa ha da offrire il gioco e soprattutto Grazie fornire a chi davvero. fosse ancora incerto Vai sul da uccidi farsi, Draco sull'acquistarlo o Alloz. meno, qualche elemento in più per valutare con Ah, che attenzione. cosa? Per cui, tanto ecco, la fase parkour noto che è abbastanza immediata, fortunatamente. My physician Hanno here. cambiato tasto, insomma, Idea, basta aver easy. premuto A o X Vai nel e caso della catturata sua. versione per PS4 e le cose sono stabili. Tanto vi risegnalo prima di avviare la missione che stiamo su Xbox One S, per cui tenetelo a mente per quanto riguarda la gestione Un bel tecnica. pettorale. Sarà d'aiuto. Ci sono delle richieste sul mio tavolo, se vuoi aiutarci. Allora, topi d'acqua. I banditi hanno occupato un'importante sorgente ed estorcono soldi ai contadini che hanno bisogno di acqua. E un uomo di nome Taremon è stato fatto prigioniero insieme ad altre persone per aver protestato. Accettiamo tutto. La sorgente d'acqua della caverna di Amanai. Conosco quella caverna. Meglio controllare. Teremon. Non è mai stato un debole. C'è un'infinità di roba da fare. Tanto attiviamo pure quest'altra a sto punto di missione, visto che ci siamo. Salve. Bayek, il nostro Mejai, sei tornato. Che è successo alla tua bottega da fabbro? Quelle brutte merde dei soldati. Il capitano di Tolomeo mi ha visto fabbricare una spada e mi ha accusato di essere un ribelle. Non si sbagliava. Mi hanno confiscato tutto quanto. Ma oh, bastardi. Tutti hanno bisogno di un fabbro. Anche io. Non posso aiutarti, Bayek. Non prima di aver recuperato martello e tenaglie. E inoltre devo togliermi di torno quel maledetto capitano. Dove posso trovare il capitano e i tuoi attrezzi? Ai piedi delle colline a ovest, l'accampamento di Shajè. Ti riporterò gli attrezzi e mi occuperò del capitano. Secondo Bene. Benipe, gli attrezzi sono all'accampamento di Shedge. Il capitano è responsabile di tutto. È all'accampamento di Shedge. Allora, prima di proseguire oltre, io vorrei vedere giusto questa cosa qua, la viaggio rapido qua. Tessitore, non sappiamo bene cosa implichi. Statua di Tolomeo, non sappiamo bene cosa implichi. Vabbè, andiamo a vedere prima qua, che voglio capire di che si tratta e se funziona un po' come tutto quello che ha sempre funzionato in Assassin's Creed. Così vediamo anche le dinamiche di scalata, se eventualmente sono cambiate oppure no. Tanto vedo un carro di fieno che tradisce la nostra necessità di lanciarci nel vuoto tra poco. Chissà se sarà complicato come in passato salire in cima a queste torri. Allora, questa dinamica è rimasta uguale a quello a cui siamo abituati. Certo, graficamente l'impatto è clamorosamente bello. Ok. Bene, quindi questo funziona un po' come prima. Perché stai salendo sull'albero? Ok. Possiamo proseguire. Allora, adesso, prima di tutto, in attesa del video che ho già preparato sulle abilità, possiamo potenziare qualcosina che lo vedrete penso fra un paio d'ore. Quello devo ancora caricarlo. Per cui potremmo mettere un momento. Vabbè, mettiamo rigenerazione passiva per adesso. Poi mettiamo colpo alla testa che dà XP aggiuntivi. Mettiamo recupero frecce quando mi prendono sullo scudo. Mettiamo la parata, che può essere molto utile. Mettiamo l'attacco aereo. E mettiamo
la carica attacco pesante che ci dà modo di essere un po' più letali. Ok. A questo punto... sì, poi non ho fatto la cosa fondamentale che era attivare la missione. Allora, abbiamo detto... Dunque... Oh, sono anche suddivise come si deve, per fortuna. Allora, facciamo un paio di secondarie del tipo riunione di famiglia... Ne posso seguire più di una? No, me ne fa seguire solamente una, peccato. Questa è un qualcosa che a me personalmente piacerebbe avere in un gioco tipo questo. Avere tante missioni segnalate, un po' come fosse un MMO da questo punto di vista, in maniera tale da poter costantemente seguirle tutte e decidere quella più adatta allo scopo. Ah, ecco, allora. Localizza il bersaglio. La linea gialla indica la direzione. Quando diventa un cerchio si aiuta a localizzare il bersaglio. Bersaglio localizzato. Questo fa molto l'ombra della guerra da questo punto di vista. Basta? Ok. Vado. Tolomeo. Ha portato solo dolore alla gente. Distruggi la statua di Re Tolomeo. Ah già, scusate. È sufficientemente distrutta? No. Ok. La statua è stata distrutta, ma non l'uomo che raffigurava. Allora, vediamo un po'. Qua. Zona vietata. Ok, era esattamente quello che mi premeva sapere. Tanto ho notato adesso che in questa Assassin's Creed non c'è il radar. Per cui non so effettivamente dov'è che inizia e dov'è che finisce. Allora, io direi... Per sicurezza. Sarebbe bello se l'aquila evidenziasse i nemici, ma non lo fa. Qua si allena. Vabbè, posso dare un'occhiata rapida. Vabbè, più o meno penso di aver capito, ma tanto non sarà così, per cui preparatevi a vedere il panico. Dunque, ho diverse cose da fare qua. Allora, là ce n'è uno. E quasi quasi. No, scusate, ho sbagliato. Non mi sente? Sì, mi ha sentito. Vieni, vieni. Venga, venga. Si avvicini. Aridaglie, scusate. Non mi entra che è con... che è col giù. Ma tanto è vivo quello là. Se uno volesse eliminarli entrambi non può. A parte che tanto non credo che sarà un problema. Allora, ecco. Giusto per stare tranquilli, perché non vorrei che il gioco prevedesse allora. Tanto deprimiamo gli attrezzi di Benipe. Ci sono un bel po' di oggetti. Urgente, caro Mutis, è importante che manteniamo il controllo di Sivu, altrimenti vorranno la nostra testa. Ti amo con tutto il mio ca. Ti amo con tutto il mio ca, è bruttissimo, vabbè. Ma nessuna offerta o preghiera può rivaleggiare con la volontà di un guerriero. Le nostre gesta in battaglia parlano agli dei. Bene. È da rivendere questa qua di amare con tutto il proprio ca. Allora,
soprassedendo sulla facile ironia, andiamo avanti. Allora. Poi, devo dire che questa cosa di omettere il radar, in un certo senso, fa più atmosfera, perché... Sì, Mattiello basso, però! Ma porca! Niente, fine della tragedia. Sa che non m'ha visto. Adesso sì. Io vorrei spostarmi, grazie. Non riesco... Ok. Bene. Questo è per il mio amico. Questo è tutto. Benipe sarà felice di saperlo. Il braciere arde e rinforzi sono in arrivo. E allora arrivederci. Tanto qua mi sa che abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare. Per cui io mi do prima che la situazione si scaldi. Arrivederci. Ho detto arrivederci. Avevo detto arrivederci. Ma vedo che... Aia. Ma perché non carichi? Niente, devo decisamente abituarmi. Cappottato. Oh, preso pieno. Allora, vediamo dalla strada. Bene. Arrivederci. Comunque adesso capisco cosa volevano dire alcuni di voi, nel senso con il discorso del combattimento che tende a essere un pochino macchinoso, perché in effetti adesso un filino di fatica l'ho fatta. Bayek, com'è andata? È andata che ho fatto, ovviamente. Ecco gli attrezzi. E non preoccuparti più del capitano. Benissimo, posso finalmente riaprire. Grazie ancora. Piacere mio. Ho trovato queste armi che avevo nascosto ai soldati. Ti prego, scegli quella che preferisci. Forza, scegline una. Ah. Il valore è lo stesso. Allora, qui... Quell'arco ha una corda speciale. Ha una gettata limitata. Ma scocca velocemente. Oppure, vabbè, lo scudo non mi interessa. Non è enorme, ma quella mazza sa bene come si frantuma un cranio. Ma una bella spada? Una gran bella lancia. Potrai colpire i nemici a distanza di sicurezza. Ma sapete che la lancia mi intriga? Grazie, amico mio. Vieni alla bottega quando vuoi. Bene. Non ho ancora livellato e la lancia è di livello 4, ma a breve l'avremo. Dunque, il tessitore è qua. Cosa può fare per noi? Grande Amon, ma il nostro Bayek. Adesso arrivo. Bello. Però adesso abbiamo pochi soldi, per cui... Chi è che parla di me? Stai attento, Bayek! Sa vogliono! E infatti... Grazie, Maru. L'ho notato! Allora, Bayek, andiamo a farci un'altra missione. Intanto vediamo l'attrezzatura, allora. Abiti... Vabbè, qua sono le cose dell'Ubisoft Club, ma insomma vorrei evitare per il momento...
di alterare quella che è l'atmosfera del gioco, per cui è un po' di metterci qualcosina di meglio, tipo il bastone da caccia. Questo vabbè, di livello 4, per cui niente. Lo scudo, solo questo. L'arco, solo questo. Vabbè, praticamente non possiamo fare nulla per il momento. Qua mi servirebbe il legno, qua mi servirebbe la pelle. Sempre legno, pelle. Vabbè, ci sono diverse cose che ancora vanno... Siwa è un posto pericoloso. Guarda un po' chi è tornato all'oasi. Allora, attiviamoci un'altra missione a questo punto, rapidamente. Tipo, sempre secondaria. La principale è quanto dista? 200 metri. Livello suggerito 3. Noi siamo di livello... Sì, buonanotte, 5. Noi siamo di livello 3. Facciamoci... Trova e salva Teremun e i contadini. È la più vicina. Sono di là. Vado. No, comunque, io ripeto un po' quello che dicevo ieri. Le sensazioni sono buone per adesso. Ha diversi lati che non mi convincono, per adesso. Diverse cose che personalmente avrei rivisto o che avrei evitato. Però, nel complesso, posso dire che non sono poi così deluso come pensavo che sarei stato. Insomma, sapete bene quanta diffidenza avessi verso questo progetto. Alla vigilia, devo dire che complessivamente mi sto divertendo. Devo tornare a casa. Allora. Trovati? Sarà un parto arrivarci là. Aia, no. Allora, ma fermo. Vediamo se riesco a fare questo, se non ricordo male. È un pezzo di una demo che fecero vedere alle 3. Può essere? No, ho chiamato il cammello che non mi serve. Devo ancora capire un po' i tasti, eh. Certo, abituarmi ai tasti. Sì, questa è decisamente la parte della demo che fecero vedere alle 3. Qua mi posso nascondere, immagino, sì, ok. Fammi uscire di qui. È un attimo, adesso. Con calma e tranquillità. Facciamo tutto. Allora. Sono lì, faccio il giro. Voglio avere un approccio. Possibilmente stealth. Possibilmente, anche se a me riesce sempre abbastanza maluccio. Come ben sapete, ma. Dai. Tanto non c'è sta una guardia su un punto di controllo qui, ma... Prepara trappola, cioè? Non si è ben capito, ma... È un spero posto serva. Sacro! È il tempio sacro di Amon! Allora, lì è pieno. Gli dei non vi perdoneranno. Ma niente, non ha... Non mi ha preso l'attacco dall'alto. Che amarezza. Sta calmo. Ti tiro io fuori di lì. Vabbè. Mi va malissimo, ragazzi. Prepariamoci. Sei proprio tu. Sta calmo. Hanno preso anche altri sacerdoti. Altri 4. Nasconditi e vattene solo quando non c'è nessuno. Quello che si sta accollando con le frecce. No! Non è servito a niente!
Forse sì. Sto per morire malissimo, però forse me la cavo. Ok. Questo si sta accollando da 3 ore. Mi è un incubo. La fatica mi stringe tra le sue spine. Nessuno lavora quanto me. Vieni. Si avvicini, venga. La fatica mi stringe tra le sue spine. Nessuno lavora quanto me. Allora. L'ho lisciato, maledizione, ok. Allora. I combattimenti sono decisamente rivedibili per certi versi, ma qua non c'è niente. Allora andiamo dai contadini. Mamma mia, è stata bella tosta, eh? Sì, è strana la fase di combattimento, devo ancora abituarmi. Poi, essendo giorni che sto giocando appunto anche all'Ombra della Guerra, che è molto simile ma diverso nelle dinamiche. Cavolo, ma manco un colpo alla testa con la freccia è sufficiente. Pieno. Bene. Piano. Recuperiamo le frecce che costano. Facci uscire. Se non urli magari ci riesco. Ok. Presto, via. Dov'è Teremon? Oh, buono Amon. Deve essere morto per le ferite. La sua famiglia vorrà dargli degna sepoltura. Ah, ecco, sta ancora dentro. Allora, a questo punto, io direi che chiamare il cammello potrebbe non essere una brutta idea. Devo solo capire se ho modo di uscire. Allora, non me lo fanno chiamare il cammello. Bene, fa piacere. Però da qua dovrei uscire tranquillamente. Sì. Oh, posso caricarlo? Sì. Bene, via. Premi Y per raggiungere il segnale personale. Ah, ma va da solo il cavallo, io non sto facendo niente. Beh, mica male sta cosa. Però se poco poco attaccano. Ah, se attaccano io intanto che il cammello va, mi faccio gli affari miei. Beh, è brutta come cosa. Un po' alla Red Dead, se non. Se,
Se non ricordo male, anche lì c'era questa possibilità. Cosa hanno fatto alla fattoria di Teremon? Ma infatti. Posso scendere? No, devo prendere il corpo. Porto cattive notizie. Dov'è Issa? Giace qui. Con suo figlio e sua figlia. Tutta la famiglia. Già. Anche Teremon ha dovuto pagare un prezzo molto alto. Lo avevo avvertito che quel modo di fare gli avrebbe procurato solo guai. Cos'è successo? Quando sono arrivati i soldati, si sono nascosti in cantina. Ma i soldati volevano dare una lezione a tutti e hanno bruciato la casa. No, mi dispiace. Metti il corpo laggiù. Raggiungeranno la Duat assieme. Ci sono così tanti morti qua attorno. Non riusciamo a seppellirli tutti. Mamma mia. Non ti hanno ucciso perché sei un ribelle, amico mio. È stato il regio. Proverà più di quanto avessi. Che presa male. Vabbè, allora, a questo punto noi possiamo levare questo inguardabile bastone con cui mi sono trovato malissimo e selezionare il pilum, la lancia speciale ottenuta prima. Poi l'arco ne avevo trovato un altro che dovrebbe essere decisamente migliore. E missioni, ci attiviamo a questo punto il falso oracolo, così ci abbiamo anche una principale e chiuderemo con questa oggi. Intanto vediamo un po' la lancia. Non sembra male, eh? Tanto avremo sicuramente modo di provarla in combattimento a brevissimo. Hai un livello in meno di Medunamun. Chi se ne frega, io voglio provarci lo stesso. Allora, che voglio anche capire se il gioco è così schiavo dei livelli oppure no. Nel senso, un livello in senso assoluto in giochi di ruolo classici non è apparentemente nulla. Però, come ben sappiamo, ci sono giochi in cui se non hai il livello che il gioco prevede che tu abbia per affrontare una data missione, te lo rende pressoché impossibile. Io spero che non sia questo il caso di Assassin's Creed, perché vorrei che non fosse un'esperienza di gioco votata, o meglio, obbligata, costretta al farming, per cui, o al grinding più che farming. Ma lascia in pace la gente comune. Maledetto. Allora, salve. È il caso che io passi da un'altra parte. Perché non riesci a fare un attacco volante? Perché non sei capace? Quest'arco. Quest'arco non ha bisogno di caricare. No, finito le munizioni. Bene, io ho bisogno di frecce però. Venga, venga. Ok. Che ne è stato del sacerdote che ho interrogato? È morto. Eccolo. Mio signore. Trovate altri sacerdoti.
Ma che... Ma che... Ma non c'ha senso quello che è appena successo. Non ha veramente senso. Gli stavo dietro, ho fatto l'attacco e non me l'ha preso. Aiuto. Ma ho delle cose di cura? Niente, non ho delle cose di cura. Vabbè. Prima sconfitta, primo decesso nella mia esperienza con Origins. Speriamo non sia il primo di tanti, anche se sicuramente lo sarà. Però non ho ben capito perché non abbia fatto qualche tipo di attacco. Nel senso, la kill instant è sempre stata un po' una delle caratteristiche tipiche di Assassin's Creed. Il fatto che qui non ci sia mi fa un attimino... O meglio, non ci sia per ora, chiaramente, ma... Nel senso, non è che o fai parte del credo oppure non sei in grado di eliminare una persona con un colpo solo. Niente, questo non è neanche del loot per noi. Allora, sono un sacerdote, altrimenti vi avrei già ammazzati. Niente. C'è qualcuno? Sì, sto qui. Siate maledetti. Salve. Fatemi uscire di qui. Per amo. Abbiamo questo. Oh. C'è qualcuno? T'ho appena salvato. Bene? Sono un po' ammaccato, ma ce la faccio. Rimani nascosto finché non hai modo di scappare. Comunque avevate ragione, il nostro protagonista ha la voce di Sebastian di Devil Within. Come se in Italia ci fosse un doppiatore solo, ma... Ti prego, fammi uscire, devo tornare a casa. Scendiamo? Che dici? Dai, 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 dai. Stanno arrivando. E non sarà bello. Sono in tre. Ma porca miseria, porca. Posso morire qui. Niente, raga, non è fattibile. Temo sia uno di quei giochi in cui se non hai il livello adatto non c'hai speranza. Almeno questa è la sensazione che ho, perché non c'è veramente modo di prevalere su nemici di livello più alto del proprio, anche se di poco, a meno che non hai un uno contro uno. Se c'è un gruppo di nemici e hanno un livello più alto del tuo, anche di poco, la sensazione è che tu non abbia alcun tipo di speranza di farcela. Però io, siccome ho la capoccia dura, insisto. Perché un modo per... non dico one-shottarlo, perché non è proprio il termine adatto, ma... eliminarlo con rapidità ci deve stare. Io lo voglio trovare e lo troverò. Per cui... Sì, a forza di fare trial and error forse ne usciamo e vi dà anche un'idea chiara di quello che è il gioco da questo punto di vista. E poi dall'altro posso dire una cosa, che mi sarei aspettato una qualche introduzione al personaggio una volta incontrato, un po' sulla falsa riga di quello che si vede su L'Ombra della Guerra, per dire, no? E che poi è che si è sempre visto in Assassin's Creed.
per certi versi noto un, che sembrerà una follia, ma noto un sacco di Wildlands in questo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Tu sei tornato per rimediare ai tuoi sbagli. Muoio, la mia opera è incompleta. Ero vicino, così vicino a inaugurare il governo perpetuo della forza e della virtù. Virtù, eh? Ci darà il potere degli dèi. Cos'è un bambino a confronto? Cos'è un bambino? Papà. Qualcosa che non quadra. Penso di aver intuito, ma ce lo spiegheranno. Forse un anno prima degli eventi narrati, il nostro figlio ci è rimasto nei tumulti. Può essere? Adesso comunque capiremo. C'eri quasi. Ehi, un'altra. Sì. Ehi. Beh, ci posso provare. Così ne posso prendere due. Certo. Beh. In alto, più forte. Pronto? Sì. Ehi, mi hai fatto sbagliare. Uffa. Kemu, vieni. Ho trovato le iene. Davvero? Sì. Vai, su. Ti piacerà. Ci sono 16 iene tutte scure e terrificanti. Sai che ti dico? Ora preferisco andare a caccia con mio padre. Sei il solito fifone. Ehi. Dai, vieni. Cacciamo per davvero ora. Eh? Va bene. Andiamo. Ah. Cosa cacciamo? L'oracolo vuole la pelle di uno stambecco per la cerimonia. Starai al fianco del faraone, vero Bayek? Sei Mejai. Quando sarò un Mejai, starò al fianco del faraone. Non sarai mai un Mejai. Sei un fifone. Non è vero. E alla caverna della iena? Zitto. Smettetela. La sabbia mi scotta i piedi. A volte prendono fuoco e corri velocissimo. Ecco avanti. Posso venire? Tua madre ti aspetta. Va bene, ci vediamo alla cerimonia. Ciao, Janzira. Allora, Mandria è in zona. Non ce ne serve uno qualsiasi, ma il capobranco. E com'è fatto? Grande e con corna enormi. Silenzio. Fai come me. Questa è la parte che preferisco. Stai giù. Ci vedranno, a meno che non diventiamo come Amon l'occulto. Sì, papà. Siamo gli occulti. Dunque. Oh, no, li ho spaventati. Va bene. Avremo più tempo per stare insieme. Godiamoci il momento. Stammi vicino. Ce la faremo. Vedrai. Vedi? Occhi e mano allineati alla freccia. Solo così puoi scoccare. Preso. Preso. Gli hai fatto male? Bene, certo no. Il cuore non porta sofferenza. Prendiamo la pelle. Portiamolo all'oracolo prima che faccia buio. Un giorno riuscirò a colpire il sole con le mie frecce. Certo. La tua freccia dovrà diventare Senu. Se ogni mia freccia fosse come Senu, niente potrebbe sfuggirmi. Dicevi di voler vedere il faraone da vicino? Certo. Vorresti stare con me al suo fianco? Posso, davvero? Come mio figlio e futuro Mejai, sì. Papà, ma che cos'è un Mejai? Il primo Mejai era chiamato a proteggere il faraone. Oggi dobbiamo preoccuparci di tutte le persone dell'Egitto.
non solo proteggerle, ma assicurarci che stiano bene. Oh, papà, non vedo l'ora di diventare un Magi. Conosci tutti i segreti di Siwa. E se non riuscissi a diventare un Magi? Lo diventerai di sicuro. Sei mio figlio. Ma sono un fifone. Provo a non esserlo. Ma non è tanto facile. Aspetta. Andiamo di qua. Quando avevo la tua età, a volte anche io avevo paura. Tuo nonno era un famoso Magi. Voleva che portassi onore alla famiglia una volta preso il suo posto. E poi? Un giorno mi ha portato qui, in cima. Mi ha detto una cosa. Una sola parola. Mi ha cambiato. Una parola? Ho vinto le mie paure. Sapevo di poter fare tutto quello che volevo. Che cos'è che ha detto tuo padre? Salta! Ma come salta? Smetti di pensarci. Salta. Sì, papà. Ehi, fidati. Ce la farai. Va bene. Vado. Dai, salta. Torna qui, non sei pronto. Posso farcela, papà. Posso. Zitto, stronzetto, che non sei altro. Ehi, aiuto! È Cenzira. Zitto, ho detto. Corri a casa da tua madre. Andrà tutto bene. Ci penso io ora. Magi, Bayek! Vai, presto. Ho paura, non voglio andare a casa da solo. Fio mio, però. Cremo, fai quel che ho detto, subito. Vai! C'ho paura di saltare, c'ho paura di tornare a casa. Magi, Bayek! Eccomi, sono io il Magi. Che mi cerca? Rinfodera quell'arma e seguimi. Ma dovevate solo parlargli! C'è qualcosa che non quadra. Ah, ecco! Vieni. Chi sei tu per darmi ordini? Senti, bastardo, non abbiamo tempo da sprecare. Ah, ecco. Però l'ha prese piccole. Porca miseria. Che a livello narrativo lo trovo molto affascinante il gioco per adesso. Buone sensazioni. Anche i dialoghi non sono banali, non sono sciatti, stupidi, cioè sono cose abbastanza intense. Un rumore, sei morto. Dov'eri finito? Non volevo farmi vedere, mi sono nascosto. Non sto capendo cosa è successo. Siamo felici di averti con noi, Magi. È di fondamentale importanza avere l'accesso alla cripta. I sacerdoti. I sacerdoti rifiutano di aiutarci, ma non l'ha detto. Pensavo volessero solo fargli qualche domanda. Che cosa ho fatto? Zitta! C'è qualcosa che non sta veramente quadrando. Ho paura di quello che potremmo trovare sotto. Lo sapevo! Lo sapevo! Non fare entrare nessuno.
Gott! Camu! Sei ferito! Allora forza, facci vedere! Lasciate stare mio figlio! Tuo figlio ha qualcosa da spiegarti! Libis può mostrargli il globo? Ci servirà questa per entrare nella cripta. È solo una perdita di tempo! Il ragazzo ha paura, ma tutto bene. Papà, hanno bisogno che gli dici della cripta. Devono capire come usarla. Se il Magi devi avere un indizio, una chiave o qualcosa che ci spieghi come usarla. Non so proprio nulla di questa cripta. Vi prego, lasciate stare mio figlio. Signori, il faraone è stato testato. Ha insistito per venire qui. Presto. Parla con tuo figlio. Se non troveremo la cripta aperta, non lo rivedrai mai più. Bene. Papà. Ho fatto come mi hai detto, ma... Va tutto bene. Niente. Papà, posso prenderlo? No, Camu. No, Camu. Ma ci faranno male. Camu, loro. Camu. Che assurda perdita di tempo! No, Camu! No, vieni! Vieni! Tempo esaurito! Parla! No, io non lo so! Dobbiamo andare! Strapperò via il cuore del ragazzo! No, fermo! E non vedrà mai il regno dei morti! No! Ve lo dirò! Cerca di prendere tempo! Questo cos'è? Basta! Questo è così! Il serpente considera questa una risposta. No! No! Camu! Camu! Zitto! Mamma mia. Ci credo che è leggermente arrabbiato lui. Pensavamo che fossi morto. Non sei nemmeno riuscito a salvare tua figlia. Sei non l'età. Bayek il niente, padre di nessuno! Accolto nessuno! Che l'occulto ti accolga! Il signore della Duat ti attende! Mamma mia! Pesante! Pesante proprio. Comunque, bello. A livello narrativo mi sta piacendo un sacco ed erano anni che non mi capitava. Ecco, questo è l'aspetto che, per quanto a livello di meccaniche di gioco non mi convinca in pieno, a livello narrativo almeno quello mi piace. Veramente a 360 gradi, in maniera totale e assoluta. Perché la storia sembra veramente intrigante e voglio vedere che fine si fa. Fatto, amico mio. Il nostro eroe è tornato. Ci hai ridato la gioia. Devo andare ad Alessandria. Devo incontrare Aya. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Siwa ha sempre bisogno del suo Magi. Ma sei tu il guardiano qui ora. Sono felice di aiutare. Vieni a trovarmi quando sarai pronto a partire. Ci faremo una birra in nome dell'amicizia, eh? Una birra nell'antico Egitto. Siamo sicuri che ci fosse? Io sono ignorante da questo punto di vista, ma
mi sa un po' di vaccata. Lo so, mi ha abbastanza rovinato l'atmosfera questa cosa finale che hanno detto, onestamente, ma magari sono io che sono ignorante, appunto, già c'era, ma mi suona un po' strano, ecco, mettiamola così, che gli antichi egizi si facessero le pinte. Comunque, al di là di questa piccola considerazione, ragazzi, niente, io direi a questo punto ci possiamo salutare qua. Da qui in poi, se mi confermate ciò che mi avete detto nello scopriamo, andremo avanti con un disperso in Assassin's Creed Origins, sulla falsa riga di quello che ormai facciamo da anni, per cui niente primarie ma solamente attività secondarie. Aspettatevi tra un'oretta, due, lo speciale, lo specialino, insomma, dedicato agli approfondimenti sulle abilità, in maniera tale da vederle un po', analizzarle insieme nel complesso. Per il resto, niente, qualsiasi commento, suggerimento su quello che potremo fare è chiaramente ben accetto. Fatemi sapere che impressione vi sta facendo il gioco, se ci state giocando, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.